Siamo qua. Buonasera a tutti. Salvo Lizio. Ciao nipotino. Buonasera, 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 buonasera. Ti guardo dopo, grazie. Paolo Spadi, buonasera ragazzi. Buonasera a tutti. Si ritorna alla base. Che bella casa, eh? Dobbiamo fare dei riassunti, dobbiamo parlare di quello che è successo, quindi prima di sbarbarci facciamo premessa. Accendiamo le luci. Allora, ragazzuole, innanzitutto premessa. Sono felicissimo dell'affetto che avete dato a me persona e a tutti quelli che abbiamo fatto parte di questo evento per la vostra vicinanza, le belle parole, la bella giornata che abbiamo passato. Ritorna a essere sempre questo mondo. Una cosa mistica, perché con persone mai conosciute di presenza, solo per chat, perché ci conosciamo noi qui, condividere un giorno insieme, come se non ci fosse mai quel distacco di freddura. Secondo me è la magia che ci dà questo mondo qua ed è una cosa bellissima. Ringrazio pubblicamente sia Michele Lapi che Ilaria per come siamo stati trattati noi, me persona ospite di loro, mi sono sentito veramente, ragazzi, un principino. Ringrazio il buon Donato per l'accoglienza, per l'affetto, per la professionalità che tutti voi vi siete accorti. Tutti i messaggi che mi avete fatto, ragazzi, perdonatemi se ancora molti di voi aspettano le risposte, ma credetemi, non è stato facile perché l'indomani mattina che sono arrivato a casa ho dormito un giorno intero, ero distrutto. Però soddisfatto, ragazzi, perché secondo me lo sappiamo noi cosa viviamo quando siamo in questi eventi, stare 10 ore insieme a parlare di rasatura, giocare, divertirci, ridere, scherzare. Ma se la rasatura possa dare anche questo, oltre il nostro momento di sbarbarci, ma che ben venga, ragazzi. Siamo un popolo di malati di rasatura e tutto questo ci fa stare insieme, ci fa divertire. Ma sì, ma che vada così. Detto questo, ragazzuoli, oggi sono arrivate le lamette. Ringrazio Nicola Lorusso per avermele procurate, visto che a Foggia ci sono disponibili. Me ne ha mandate 400. Io, ragazzi, farò testuale cosa. Aprirò un pacco stasera, sempre se ce la faccio, in diretta, vediamo. E praticamente faremo. Io vi faccio le buste quelle da lettera, in modo così pago solo il francobollo. La spedizione ve la pago io il francobollo. Chi se ne frega? Fanculo i soldi spicci come ci fa il buon Marco Rinaldi, vita mia. Sì, terrone maledetto. E praticamente vi mando 4-5 lamette, un pacchetto sfuse, in modo che così non fa spessore con il francobollo. E così li proviamo tutte quante. Se molti di voi, come a me, apprezzano questa lametta, ci mettiamo d'accordo con Nicola per procurarle. Allora, mi sono costate 10 euro a pacco. Ringrazio Nicola per essere andato lì, se è andato a prenderle, si è dovuto fare il pacco, eccetera, eccetera. E 7,90 euro di spedizione, mi pare che ho pagato. Ciao, ciao cuginetto! Quindi, le lamette si presentano così, ragazzuoli. Stasera dovevo sbarbarmi col mano libera. Voi lo sapete, io adoro il mano libera, però ogni tanto devo usare il rasoio di sicurezza, perché tanti di voi me lo chiedono, e anche perché stiamo constatando queste lamette che, essendo introvabili, l'ultima volta che le ho provate, ciao Vito, grande Vito, ci hanno dato tantissima soddisfazione. Siccome non costano niente e sono, secondo me, prima volta provate, 10 volte superiore alle Astra Verdi che tanti di voi usano, potrebbe essere una lametta d'inizio sia per i rasoi di sicurezza, sia che fa questo mestiere, che si leva le Astra Verdi, che per tanti anni vi hanno accompagnato nelle vostre attività, ma queste qua, ragazze, sono tanta roba. Stasera, però, essendo che ho la faccia, guardate, bollicine, sono un po' devastato, voglio vedere come si comportano col Populus, sulla faccia un po' irritata, perché immaginate che in quei 2 giorni, ragazzi, si è mangiato e bevuto come se non ci fosse un domani, quindi praticamente ho la pelle devastata. Ci sta, anche perché mi sono permesso, visto che all'evento eravate tutti professionisti della rasatura, tutti barbieri, di farvi provare il mano libera per la prima volta. E
Sono onorato, ragazzi, perché ho parlato per circa un'oretta a persone professioniste e io non sono né un professionista né un guru, sono un appassionato che ha avuto la possibilità di provare tutti i prodotti del mondo che esistono, di fare una mia comparativa personale che a tanti di voi sta riscontrando. Oggi non mi vedete come un farloccone, ma come una persona seria, me l'avete dimostrato. E quindi credete in quello che vi dico, perché noi, come vi dico sempre, in questo gruppo non abbiamo padroni, si dicono le cose come stanno. Detto questo e fatta questa premessa, voglio vedere questa lametta stasera con la pelle così, come si comporta col Populus. Antonio Lombardo, ciao Simone! Ragazzi, state entrando a missile, siamo una carovana. Sono ottime. Vito, però non sono sicuro che tu abbia provato queste qua, perché queste qua sono le nuove. Tu hai quelle vecchie, quelle che ho io. Perché l'inghippo sta proprio lì, Gioia mia. Tu hai provato queste qua, sicuro. Queste qui. Queste sono introvabili. Questa è un'altra cosa. E sono di una dolcezza e da un taglio infinito. Ora, voi lo sapete, io non amo il rasoio di sicurezza, non sono neanche bravo a usarlo. Mi cimento per fare le prove. Vediamo come va con la pelle così. Mi posso pure asfaltare, ma chi se ne frega? Col mano libera non mi sarei asfaltato, perché avete avuto modo voi, soprattutto professionisti, di provarlo sul mio viso. Vi ho fatto fare più passate, infatti sono sgranato perché vi ho fatto fare pelo contro pelo, che ho fatto da cavia. Ma essendo che eravate professionisti, Luca Maddaloni, allora facciamo una cosa così. Non mi fate messaggi, Giuseppe, sono interessato, perché sennò già ho all'incirca 350 messaggi da leggere fra voi, evento, e non riesco. Fatemi su WhatsApp, che non ce l'ho intasato, i messaggi solamente con indirizzo e tutti gli estremi vostri a dove spedirvelo. Io domani faccio le buste delle lettere col francobollo e vi metto 4-5 lamette di dentro, senza scatoletta, così non fa spessore. O con la scatoletta, ora vediamo cosa mi dice quello della posta. Che non costa nulla e così le proviamo. Se c'è modo di procurarle, tramite Nicola ci mettiamo d'accordo, facciamo una riffa in questo negozio. Qualcuno di voi magari, per me è nulla di introvabile, sei un grande. E allora, se tu riesci, anche per il gruppo nostro, visto che abbiamo la fortuna di avere a Nicola Lorusso, che me l'ha procurata a Foggia, che sono introvabili queste qua, se riusciamo a trovarle. Quanto costano? Ognuno si paga la sua spedizione per ovunque o per qualsiasi parte del mondo. Uno si trova e proviamo queste famose lamette. Che vi ripeto, quella volta che le ho provate mi hanno regalato una sbarbata incredibile. Sembrava che mi levassi la schiuma col dito. Rasoio che proviamo stasera, Populus. Ormai lo conosciamo, ragazzi. Rasoietto da 1.000 una notte per un prezzo indecente. Lo vado ad armare. Le lamette si presentano così, hanno il primo pacchetto di fuori, che diciamo è tutto quello che concerne il packaging, e poi hanno la carta forno, io la chiamo carta forno o cartoleata, l'avrà un nome ragazzi, ma tecnicamente non lo so. E sono ben fatte, guardate un po'. Si presentano così. Ciao Thor, evento spettacolare, mi sono veramente divertito, non me l'aspettavo. E sono venute un bel po' di persone, ovviamente tante ne mancavano perché non c'era tutto il gruppo, perché ovviamente tanti di voi state al nord, tanti di voi mi avete detto ma facciamo un evento a metà strada. Ciao Massimiliano, grande Massi, lo faremo. Prodottino che andiamo a provare questa sera, che non ho mai recensito, pur essendo qua ci sono le file dei bignoli, guardate un po'. Non l'abbiamo mai provati. Stasera proviamo del saponificio Bignoli Young. La profumazione, ragazzi, di Young è una profumazione molto fresca. Quelle classiche profumazioni che sanno di pulito. Ovviamente, ora, da una settimana circa 10 giorni, essendo che il saponificio Varesino faceva solo saponi, sono uscite pure gli after. Io ho preso questo qua, Young, perché potenzialmente fra tutti quelli che ho, visto che muore muschio come after per uscire, non mi faceva impazzire. Parere personale. Lavanda balsamica che assomiglia molto al Mirsol, onestamente mi aspettavo che mi desse l'effetto Mirsol, perché la crema sembra che sia Mirsol, per farvi capire la profumazione che ha il Mirsol, e invece sa molto di lavanda. Come sapete io odio la lavanda, perciò non se può.
E allora, ragazzuoli, andiamo ad usare questa sera a grande richiesta il pennello che mi ha fatto comprare il mio fratellone Jared, che ormai è un punto di riferimento in questo gruppo, a K. Lui mi ha detto compratelo, compratelo, compro. Io 2 secondi, trovato su internet a 20 euro. Allora, ragazzuoli, prima impressione. Io sono abituato con ciuffi di maiale molto più folti. Questo, se guardate, è piccolo, piccolo, piccolo. Come maiale è morbido. Però al centro ho visto che quando lui apre le alette diventa molto morbido. Da provare, da provare. Allora, come vi dico sempre, facciamo l'ABC di come montare un sapone cremo. Allora ragazzi, questa qua è una pasta morbidissima. Come si lavorano le paste? Un pennello così, 2 dita dietro a paletta. Ne prendo una porzione. Ci siamo? Ma sì, un altro pochettino. Fanculo i soldi spicci. Prelevato. Chiudiamo ciotola. Non metto il dopo barba. Perché non metto, o perlomeno il pre barba? Perché voglio vedere sto prodotto come si comporta in viso. Allora, mi bagno la faccia. Cosa importantissima. Nessuno mi ha detto che mi sono tagliato il pizzo. Che ringrazio la Vale, che dopo un massaggio paradisiaco mi ha detto ti devo tagliare il pizzo. Ragazzi, ormai dopo quel massaggio non potevo dire di no. E quindi mi sono fatto convincere. Mi manca che non me l'attacco più qualcosa, ma va bene, ci sta pure. Allora, ragazzuoli, guardate. Non lo vado a montare in ciotola, me lo mondo direttamente in faccia. Quindi che cosa faccio? Mi preparo una ciotola con l'acqua dentro, in modo che così ogni tanto ci vado a bagnare le punte, fino a quando spara il montaggio. Il primo montaggio che avrò in faccia sarà proprio spalmarlo a pasta. E poi andiamo praticamente al montaggio. Grandonato, ho fatto una premessa prima, ma tu non c'eri. Ti ringrazio pubblicamente per l'affetto che hai dato a me, alla mia signora, per la tua professionalità. Come sempre dico, ci saremmo visti in 4 eventi, ma è sempre bellissimo stare se è un grande. Ho avuto modo di sentire tutte le nuove profumazioni, o perlomeno le nuove creme, e provarle con la nuova formula. Te l'ho detto, hai alzato l'asticella in una maniera incredibile. Quindi eccellenza italiana, finalmente abbiamo un produttore che non ci fa invidiare i saponi americani. Sandro Merico! Quindi guardate come lo sto spalmando. Perché tutti questi passaggi stasera non lo voglio montare in ciotola? Perché mi voglio godere tutti le proprietà del sapone. Non ha un inch grandissimo, ragazzi, è un, diciamo, un sapone vegetale, non ha un inch lunghissimo, però è una crema molto, ma molto grassa. Io che soffro di pelle secca, è un sapone che l'ultima volta che l'ho usato mi ha regalato una bella sbarbata. Non è un prodotto super top, è un prodotto di fascia medio-alta. Una delle belle, dei bei prodottini che abbiamo in Italia, fatti come Dio comanda, ma non l'eccellenza, perché per l'eccellenza, come sappiamo e l'abbiamo provato, c'è anche altro. Ma questa è sulla buona strada. Allora, bagno pennello, ci vado a mettere l'acqua a strisce, appena che inumidisco tutto, poi vado a fare lavorare il pennello, perché dobbiamo vedere poi le proprietà del pennello. Quindi appena che tutta la schiuma ve la sentite bella liscia, lucida, soprattutto con l'acqua, vediamo che sa fare il pennello e mettiamo sotto tortura il pennello. Ci sarà Jared che è ansioso di sapere quel che dico e sono curioso pure io. Come vi dico sempre, ragazzi, l'insaponata è la cosa più importante che possa esistere. Come si dice dalle mie parti, una buona insaponata è mezza barba tolta. Quindi col rasoio siamo tutti bravi a farci la barba in 2 minuti, ma l'insaponata, ragazzi, è importantissima. Idratare la pelle, inumidirla, fare agire il prodotto, quindi far mettere il pelo dritto, fare un po' di effetto scrub. Allora, prime considerazioni del pennello rispetto ai maiali che ho io: è meno folto di pelo, quindi riesce ad aprirsi tutto, è una vera carezza del maiale. Secondo me questo qua è un pennello, visto che magari quando uno lavora in un salone
non può veramente schiacciare sulla faccia delle persone, che ti permette di fare una bella insaponata con un effetto scrub, ma nello stesso tempo con setole morbide. Ciao Giovanni Spera! Ciao Erika, non ti ho salutato! Quindi, Jared, come sempre, consigli strepitosi. Allora, non è un pennello che mi fa gridare al miracolo, però, se uno vuole un qualcosa di morbido con lo scrub del maiale in maniera dolce, ragazzi, qua ci siamo. Qua ci siamo. Ti posso fare solo i complimenti, Jared. Io ovviamente prediligo i maiali, quelli più folti che devo schiacciarli in faccia. Però mi sono accorto che certe volte, quando io ci vado troppo energicamente, perché mi capita spesso che mi faccio delle insaponate senza sbarbarmi per provare un sapone, perché la mattina mi voglio lavare la faccia con le creme, che ragazzi li dovrò consumare in qualche cosa, mi capita che poi subito dopo l'insaponata, se la faccio troppo energica, metto l'after brucio. E brucio, ragazzi, quindi che vuol dire? Che la setola, se la sgrani troppo la pelle, diventa, si irrita. Quindi è giusto anche un buon compromesso. Ciao Seba! Ragazzi, scusate se non leggo i messaggi, ma siete una valanga. Siamo 63, io vedo, se non erro. Ed è un casino leggere i messaggi di tutti, ragazzi, credetemi. Dopo mi metterò in condizione di leggervi tutti. Allora. Forse sapone, l'ho messo un pochettino poco e sta incominciando a smontarmi. Ne prelevo un altro pochettino, ma non ho preso veramente poco. E infatti. Emanuele, grande! 66! Ambo! Allora, oggi ragazzi, ho visto praticamente 67! Oh ragazzi, arriviamo a 70! Che ormai... Ormai siamo attivissimi. Oggi ho visto che siamo 4.900 persone attive che scrivono, pubblicano, mettono mi piace. Io vi ringrazio a tutti della fiducia che mi dimostrate, l'affetto soprattutto. Ciao Michele! La cosa bella che ho visto, ragazzi, che tanti di voi che vi siete conosciuti in questo gruppo, ora siete amici. E all'evento eravate tutti insieme a parlare con le mogli. Angeletto! Grande! Grazie fratellone per la compagnia che mi hai fatto. Saluto a tuo nipote. Ciao Filippo! Forza, siamo un gruppone, ma lo puoi dire forte. Ragazzi, una carezza fatta a maiale. Allora, ci siamo. Mi delineo la barba con la tovaglia. E vediamo se gli promuoviamo ancora di più queste tritte. Bignoli Young, sì. Allora, Populus armato con le tritte appena arrivate oggi. Queste qua sono le nuove, momentaneamente introvabili. E vediamo di che si parla. Vado, tiriamo la pelle sempre, importantissimo. Io mi fermo fino a qua, perché questo punto qua ce l'ho a salire, se no mi ammazzo. Ragazzi, una dolcezza di taglio incredibile questa lamella. Incredibile. Ovviamente si dovranno provare con un'altra tipologia di rasoio, perché devo vedere se un altro, perché sul Populus si comportano incredibili. Sono taglienti come le Kai, per farvi capire, ma molto più permissive. Però, come
Come mi spiegate voi, guru delle lamette? Perché voi lo sapete, io con le lamette non è che sono bravo bravo, le lamette purtroppo sono molto ma molto personali. Quella che va bene a me. Mamma mia, ragazzi, ma che goduria! Cioè, guardate. È incredibile. Incredibile. Vediamo sotto il collo che succede. Allora, ragazzi, io tecnicamente ho finito la barba. Ho finito la barba senza un red point, senza praticamente un minimo accenno di irritazione. Ora, ovviamente, andrò a fare questi perfili qua, ma sono liscio già, io che la faccio a pelo. Senza nessuna, diciamo, sgranatura o niente. Sono e si confermano queste lamette strepitose. Ovviamente c'è da dire pure che il sapone, essendo un sapone non commerciale, ma un sapone fatto con una buona fattura, guarda che c'è qua. Ma vogliamo l'obbligo, non mi fare scannare che sono bello liscio in prima passata. Guarda che c'è qua, che barba che mi sono fatto. Adornetto, sei sempre tu. Oh, ragazzi, ma come tagliano? Dove si possono trovare queste dritte? Michele, è un casino perché momentaneamente in tutti gli store non si trovano. Si sono trovate solo ed esclusivamente un ragazzo amico nostro del gruppo, l'ha trovate su Amazon, ma veniva 1,33 € a pacchetto da 5 lame, quando io invece, tramite Nicola, ne ho prese 210 euro. Compriamo dove ci conviene. Allora, vediamo un po'. Ma facciamoci l'obbligo, sì, con la tornetta, sì, sempre tuo. Dobbiamo andare sempre al limite. La canzone va dal Massimo di Vasco Rossi, sì. I bagni di Siro. Sono incredibili queste rame. Nicola, sono strepitose. La punta Peppe ti manca. E lo so, me l'hanno tagliata, me l'ha tagliata la Vale. Però ragazzi, mi sono fatto un massaggio a gratis. Con quelle mani sapientemente mosse da Valentina. Ragazzi, una goduria. Quando una professionista sa come massaggiarti il viso e farti scaricare in quel momento la nervatura, ragazzi, è incredibile. Proprio ti dà il rilassamento che la pelle ha bisogno prima e dopo la rasatura. È una goduria. È una goduria, veramente. Bello, 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 veramente. Una bella sensazione. Diciamo che è un piccolo toccasana. Ho messo un altro po' di sapone, ragazzi, perché il pennello, essendo morbido, e oltretutto io non lo voglio sprecare, lo sto pigliando a piccole porzioni, perché non ricordo una caricata bella seria come la devo fare. Alfonso, ciao! 15 marzo, preparati! E io sono nato pronto. Vi ringrazio per tutti gli elogi che mi avete fatto, di tutti i rasoi che vi sono arrivati oggi. Tanti di voi stanno avendo modo di provare il metodo come affilo io, ragazzi. Vi ripeto, la rasatura è un qualcosa di talmente bello perché ognuno se l'interpreta e se la cuce addosso per come piace. Io affilo così, a tanti può piacere, a tanti no,
Ma è il bello della rasatura, che è quello che va bene a me, non va bene a te. Giuseppe, vado a travagliare, a dopo. Ciao bello, grazie Nicola per le lamette. Acqua. Non so se in diretta la Vale, che è stata aggiunta in diretta, o perlomeno è stata aggiunta nel gruppo. Sapone Bignoli, ragazzi, che è molto grasso, lo senti molto ma molto burroso. A me che piacciono le creme grasse, perché ho la pelle secca, che sennò quando finisco la sbarbata mi sento a sole piatti. Ha effetto svelto nel piatto, onestamente. Mi piace particolarmente. Sapone che la prima volta provato non mi aveva dato grandissime soddisfazioni, perché una ciotola l'ho presa scomposta e non mi montava in viso. Ma poi tutto risolto e chiarito dalla serie, le chiacchiere stanno sempre a zero. Una carezza fatta a maiale. Questo è un bel pennello di maiale per i barbieri non troppo arrogante che ti permette di lavorare bene. Incredibile. Incredibile. Purtroppo i guri di questo gruppo che sanno usare il rasoio di sicurezza, mi perdonino, ma io ragazzi ho imparato con voi in questo gruppo a usare il mano libera, cioè o perlomeno il rasoio di sicurezza. Quindi sto imparando con voi perché non ero bravo per niente. Io mano libera forever. Allora, ragazzi, barbetta fatta. Anzi che non ti ho chiesto il contropelo, sei un fango, che quella è la mia morte. Ma già mi potevo fermare col pelo. Mi sciacquo la faccia, ragazzi, con acqua freddissima. Ciao Rocco! Grande Rocco Contino. Allora, tanti di voi, il Populus, l'hanno comprato e sapete tutti la profondità e la dolcezza di taglio che ha questo rasoio. Nulla da invidiare ad Icon di 150 euro, che sia chiaro questo qua, eh? Con chiunque persona vuole mettere a sfida, che costa 25 euro, con 150 non ci sono problemi. Purtroppo ce ne sono stati dei pezzi disponibili, sono finiti tutti nel momento in cui ci siamo messi a fare diretta. Perché abbiamo divulgato il verbo di questo rasoio. È un rasoio da usare ogni 2 giorni perché taglia in maniera molto profonda. Io non vi nascondo, sono sicuro a sto punto che con queste lamette qua, messo sul rasoio da tutti i giorni, che magari voi conoscete,
Li potete sbarbare benissimo tutti i giorni, ragazzi, in una maniera incredibile. Cioè, queste sono, credetemi, bollicine dalla devastazione che ho in faccia di tutto quello che ho mangiato, bevuto, fatto e detto. Ma la parola sgranare non esiste. Se qua hai la pelle perfetta, tu godi praticamente. Sono contento che il maialino ti sia piaciuto. Certo, molto morbido, ma godurioso. Sì, allora, Jared, di tutti i maiali provati, effetto morbido. Quindi che non devi pressarli in faccia. Dalla serie, il professionista non può nella seggiola pressare troppo diciamo, alla pelle delle persone. Questo ti permette di fare questo lavoro qui. Io non ti nascondo, preferisco i ciuffi di maiale super fitti perché questo qua lo devi schiacciare, ma non è un pennello che si potrebbe consegnare a un professionista. Con questo qua, che ha l'effetto del maiale, ma nello stesso tempo morbido al punto giusto. È qualcosa di allucinante. Lo sciacquiamo, vediamo com'è. Ve lo faccio vedere bagnato. Buono, comunque ottimo pennello. È una setola, si vede che questa è una setola, diciamo, non fatta così. Sono delle fibre scelte. Ovviamente il pennello è molto scarico di peli, perché guardate piccolino come diventa. Ma è morbidissimo, ragazzi. Morbido. E si apre il giusto. Potrebbe essere un'alternativa per quando uno ha la pelle un pochettino screpolata, invece di mettersi un sintetico. Ciao Bea, un bacio, Gioia. Non si mette in faccia, diciamo, un sintetico o un Plissoft. Pennelli ottimi, sì, Orocco, è veramente buono. Ti ripeto, non mi fa impazzire perché io sono selvaggio. Mi piace a me il ciuffo spesso che me lo devo schiacciare in faccia, ma per chi fa questo mestiere, un pennello di questo qua, credetemi, è tanta roba. O perlomeno la setola fatta così di maiale. Morbida e tanta roba. Allora, non vado a mettere il mirsol, cornuto chi ci crede, ma mi sparo il mirsol. Ma a giorni proveremo un prodotto che mi sta mandando un mio fratellone che adoro, sia per i consigli che mi dà, per l'affetto che mi dimostra e le dritte, perché ne sa anni luce più di me. Come prodotti, perché lui viene veramente da molto lontano e non con le chiacchiere, perché come vi dico sempre, le chiacchiere stanno a zero. Che mi ha detto che mi farà provare un prodotto che è superiore al mirso. Io, ragazzi, sarà una delusione perché io adoro questo prodotto qua dopo la rasatura. Però, sapendo chi è lui e da quale cultura di questo mondo viene, io ci credo. Infatti, ragazzi, sono ansioso di provare questo prodotto perché se c'è qualcosa che è superiore al mirso. Io dico ciao. Ciao Bea! Ciao Gioia, bella di zio! Come vi dico sempre, il Mirsol è un'acqua balsamica, una concentrazione di enzimi emollienti con una profumazione speziata, canforata, che diciamo al 5 minuti esatti i punti rossi che vi ha fatto ve li inelisce, proprio inelisce. Comunque vi leva gli arrossamenti in maniera visiva. Quindi fa il suo sporco lavoro, lo fa. Il prezzo è onesto e contenuto e come vi dico sempre, il Mirsol non ha una vita lunghissima, quindi basta la sventuliata e aspettare 3-4 minuti e si leva completamente la profumazione e non va completamente a interagire sugli after. Ovviamente ci sono i nasi più fini che magari aspetteranno 10 minuti. Ma io che sono bruciato, non me ne accorgo e non sento più niente. Pizzetto, che non l'ho sbagliato, forse. Piccolino, ragazzi, ma come? Mi sembra così triste. Che la mette, ragazze, strepitose. Cioè, tagliano come le cai, super taglienti, specialmente io qua, che dovevo andare verso l'orecchio, perché se vado dall'orecchio a qua, come faccio qui, qua sono in contropelo. Se non c'ho la lametta che taglia, io lo sento che si impunta. Ma terra mia del Donato Ciniello, sì, è stata una collaborazione che ha fatto Michele Lapi e la saponificazione è fatta da Donato. Gran prodotto. E la bocca dalla verità è stata che quando ho sbarbato il bimbo di Salvolizio, ho preso due profumi, appena che gli ho fatto sentire terra mia mi fa questo voglio. Quindi il bambino ha detto questo voglio. Immaginate quanto è buono. Contento quel cinello smacchiettato. Allora, ragazzuoli, Young è la continuazione del sapone sparata.
come vi dico sempre, profumazione di pulito. Lo sapete perché lo sto facendo? Perché c'è scritto. Mi pare di averlo letto prima. Agitare prima dell'uso. C'è scritto. Allora, alcol al punto giusto. Giuro che non brucio da nessuna parte, ma neanche qua con quei tre pseudo red point, chiamiamolo così, che mi sono fatto. Che sbarbata, ragazzi. Mi sistemo il basettao meravigliao. Ah, ho avuto la spola fatta dalla Vale per inquadrare le basette. Sono sempre scarso, però almeno ho capito il meccanismo. Allora, ragazzuoli, detto questo, sbarbata fatta, facciamo il riassuntino di quello che abbiamo provato. Io vi continuo a dire sempre grazie per l'affetto che mi dimostrate. Ormai siamo una carovana di persone, tutti super appassionati che ci scambiamo dritte e chi più ne ha più ne metta. Ringrazio Yared per avermi fatto acquistare questo pennello qua. Che lo trovo un pennello da avere. Io che sono un malato di maialazzo, è un maiale che non mi può mancare. Non so la marca che l'ho preso sulla prima profumeria che ho trovato su YouTube, su Google, dove costava di meno. Quindi non costa, mi pare 15 euro, 20 euro spedito. Bellissimo. Facciamo i ringraziamenti che poi me li dimentico. Le nuove tritte, che ringrazio Nicola Lorusso per avermele procurate, visto che a Foggia ci sono. Spero che qualcuno di voi riesca a procurarsene nelle sue zone. Ma Terra Mia si trova in Limited Edition? No, non è Limited Edition, ci sono. Chiama, vai sul sito di Michele che li trovi. Volevo spendere due parole al mio amico Paolo De Vita. Lo conoscete tutti nel gruppo. È quel ragazzo amico nostro del gruppo che ha perso la mamma, che non l'ho più sentito. Io non mi sono permesso di fargli il messaggio, però mi piacerebbe sapere se ha bisogno di qualcosa, se possiamo essere noi vicini. Io stasera mi permetto di dirti una frase di vicinanza, gioia mia. Il nostro gruppo, la nostra famiglia, siamo vicini a te. Quando ti verrà a cuore di essere con noi in diretta o di scrivere un post, capiamo il momento, sappi che questa famiglia è sempre aperta a tutti, perché siamo una famiglia. Detto questo, ragazzuoli, facciamo veramente il riassunto. Sono delle piccole premesse, ragazzi, che si sto. Io mi sto sbarbando con un bel Fahrenheit, caro mio, uno dei miei preferiti. Ma tu lo sai che cosa mi sono comprato? Che era l'ultimo che mi mancava del Dorato? Mi sono comprato il Barocco, che è molto da Afrocigno come profumazione. Possibilmente lo userò una volta e poi dopo non lo uso più. Però, siccome mi mancava, a parte la lavanda che non mi comprerò mai perché io odio la lavanda, ho detto no, lo devo avere. Questo qua l'ho vinto all'asta, che hanno fatto 5 euro, 5 euro! Li ho fottuti, 5 euro, eh? E c'è una storia, ragazzi, c'è stato il delirio, c'è stato il delirio. Peppe, una domenica ti vengo a trovare, passiamo una bella domenica insieme e mi dai qualche dritta. Ragazzi, io. Siete tutti barbieri professionisti, io non mi permetto di darvi le dritte, io vi posso dire quello che per me funziona sulla mia pelle. Poi dopo non mi permetto perché voi lo fate di mestiere, siete bravissimi. Io vi ho fatto usare il Mano Libera per la prima volta a tutti voi, o perlomeno a quelli che erano vicino a me, per la prima volta il Mano Libera sulla mia faccia. E avete una mano leggera, cioè, e tagliate bene, avete capito subito l'angolo, siete del mestiere.
cosa che io quando iniziai col mano libero non ho avuto subito questa dimestichezza a capire l'angolo di taglio. Essendo voi però che già usate lo sciavette, a Gianni tu sei stato il salvatore della giornata, perché io, essendo che ero vicino alle persone che sono venute a trovarmi, se non ci fosse stato tu, onestamente dirette non ce ne sarebbero state, perché c'era mia moglie che era KO perché era venuta con 2 ore di sonno, quindi devastata. Quindi sei stato la mia spalla, il mio braccio destro che hai salvato per l'affilatura numero uno. Mi difendo. Marcuccio, vediamo se domani riusciamo a mangiare insieme, perché oggi ho avuto una giornata, ragazzi, d'affilatura, non mi sono fermato niente. Tutti i rasoi vostri sono tutti pronti, li ho fatti tutti oggi. Ciao Michele, anche i tuoi rasoi sono pronti. Io ti ringrazio pubblicamente, visto che l'ho fatto prima in premessa di video, ma lo faccio anche qua. Ti ringrazio col cuore, fratellone, per l'affetto che hai dato a me e alla mia signora, per come ci hai trattato, tu e Ilaria. Siamo stati veramente bene e in famiglia, ma veramente, veramente, veramente. Ti eri appisolato. Quindi grazie, grazie pubblicamente. Proprio te lo dico col cuore. Sono stato bene, ringrazio pure a quel furfante di Donato Ciriel. Ragazzi, quello è furfante, ho avuto proprio la coerenza che è un furfante, è furfante. Più tardi la guardo dall'inizio. Allora, ragazzuoli, che cosa abbiamo usato questa sera? Michele, guarda queste lamette, vedi se riesci a procurarle, perché sono fotoniche. Sono fotoniche. Vi ripeto sempre, ora ve li mando a 3 a 4 nelle buste delle lettere. Lo provate voi, perché possibilmente è solo un fatto che queste cose funzionano su di me, visto che vi ho detto che le lamette sono sempre molto soggettive, e magari a qualcuno vi falcia. Quindi fatemi sapere che nel caso c'è la richiesta, in qualche modo cerchiamo di, come si dice, di procurarcele. Io qua ne ho 400, bene o male a un bel po' di voi le posso dare, ve le regalo, perciò figuratevi. Ringrazio pure Antonio Lombardo, perché ragazzi, essendo che una persona, non dico no, anziana no, ma è una persona che è un pochettino più avanti negli anni di noi, non ha nulla di invidiare a noi, anzi è il più burlone di tutto, pur avendo una faccia da uomo vissuto. Quindi te ne faccio atto perché ci hai fatto divertire, sai stare con i giovani, sei un grande, non per questo sei un grande amico mio con la maiuscola. Quindi, ragazzi, spettacolo. Mi dispiace le persone che non sono state all'evento, perché credetemi, c'era veramente da stare bene, proprio da stare bene. E uno diceva: ma può essere che per una barba, per una rasatura ci sia tutto questo coinvolgimento, tutta questa voglia di stare insieme? O si stava a guardare quelli che facevano la barba, o se ne andavano dentro a sentire il Donato che faceva spiegazioni, o si stava a dire cavolate, o a bere vino, o a mangiare salsiccia. Antonio Lombardo, un grande. Mi fa piacere che condividete con me quello che dico io. Beata Dornetto, ciao bella di zio! Ma quanto ci dobbiamo vedere? Mi è dispiaciuto che non eri con noi, credimi, perché c'era Anna da sola, anche se da sola non è stata perché c'era la Vale, c'è stata Ilaria, però mancavi, mancavi. Ragazzuoli, fatemi fare il mio mestiere. Allora, che cosa abbiamo usato questa sera? Allora, abbiamo usato questa sera saponificio, saponificio Bignoli, una profumazione che mi è piaciuta, che l'ho presa, si chiama Young, è una profumazione di pulito, di fresco. La saponificazione ha un inci molto corto, però come diciamo saponificazione è grassa. È molto grassa in faccia, io la sento molto grassa. Mi regala delle belle sbarbate come post rasatura, veramente belle. È una pasta morbida, finalmente di quelle profumazioni che a me piacciono, che a mio naso, ragazzi, la più permissiva è la Young, perché More e Muschio, onestamente, non è che posso uscire con More e Muschio, ma la Young ha fatto l'after ed è veramente buona. Sempre vi ripeto, pareri personali. Ovviamente non è un sapone di fascia altissima, ma è un sapone medio-alto. Quindi un'altra eccellenza italiana di chi si sta mettendo in gioco a fare i saponi di un certo livello. Non siamo allo stratop, ma essendo che costa 16 euro, il prezzo diciamo che è congruo alla bontà del prodotto.
Fatta la sbarbata con la K, che mi ha fatto prendere il mio amico Jared, che ringrazio, finito la sbarbata e mi sono messo il mio Mirso. Vi ho detto che a giorni mi sta arrivando un prodotto da un amico che la sa molto lunga, il quale mi ha detto: ti farò buttare il Mirso. Io, siccome questo qua guai che me lo tocca, o dire che il signor Mirso mi ha mai chiamato, mai, mai, non mi ha fatto, gli ho fatto vendere tir di Mirso, non mi ha mai cacato, sono maledetto, vabbè. È strepitoso, però mi ha detto che c'è qualcosa, ragazzi, che è ancora superiore. Il prossimo evento spero di non farmelo scappare. Io spero, no, spero. Vi posso assicurare che prima dell'estate faccio un evento a Catania di quello fotonico. Spero di poterlo fare in collaborazione con Michele Lapi. Se Michele Lapi per i suoi impegni, ragazzi, perché là dentro è una centrale operativa, c'è il mondo. Quando ci dice che è super incasinato la ragazza, là dentro c'è di impazzire. Lui e Ilario sono alieni. Soprattutto quella è un camionista incazzato, ragazzi. Quella è una centrale operativa nel cervello da 20.000 gigaterabyte. Mamma mia, guai. Quindi lodi, lodi, lodi. Spero di farla a Catania perché giustamente me l'avete chiesto in tanti. Dice Giuseppe, Palermo, qua, là, ma Catania quando? Promesso, la farò come Dio comanda, ma un evento per stare insieme perché è un punto strategico. Infatti, in tanti, e dico in tanti, non siete potuti venire per le distanze, perché ragazzi, da Catania la strada potenzialmente, non dico che c'è tanta, ma chi ha famiglia, bambini, l'indomani mattina si lavora, è un pochettino pragmatico. Rasoi che abbiamo usato questa sera, il Populus, questo qua è il grassetto che mi lascia il sapone, e quindi il signor Mirso dovrebbe darti una fornitura a vita, ma tu ci credi che questo non mi ha mai cagato? Ma forse manca sai che esiste il canale nostro, secondo me. Perché io penso, da quando ho incominciato a usare il Mirso da ora, io penso che un migliaio di bocce, e dico un migliaio, perché già questo prodotto qualcuno l'aveva recensito, ma non provato tutte le sere. Come voi sapete, la legge di marketing dice, per promuovere un prodotto, a tutti gli effetti, almeno si deve pubblicizzare 16 volte. Questa è una regola di marketing a livello di vendita. Io che l'avrò proposto almeno 1.250 milioni di volte, io penso che ho spaccato praticamente tutti i numeri e tutte le statistiche. Ma ci sta. Ripongo la lametta nella bustina. Io, ragazzi, vi dico la verità, io ogni sbarba, o perlomeno ogni sbarbata, io la lametta la butto, perché costano talmente poco che io ogni volta che mi faccio la mia barba, e quella volta che la faccio con rasoio di sicurezza, perché per quanto io me la sono goduta questa sera, che mi sono fatto una barba incredibile, sono liscio, io preferisco, ragazzi, il mano libera. Pragmatico, sì, ragazzi, io ho certe sere, ho la Treccani nel cervello, certe sere invece mi lascio andare in un'ignoranza, ma l'ignoranza non è vergogna, a casa mia ci vantiamo. Allora, non per adesso, sono a cani catti, a cani catti. Ovviamente, ragazzi, non vi dico la base nucleare di Michele Lapi di cani catti, che cos'è? Indecente, ragazzi, indecente. Tu ti metti a girare lì dentro e diventi pazzo di tutto quello che c'è lì dentro. Già guai, 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 guai. Numeri, numeri, ragazzi, numeri, 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 numeri. Cioè, di che stiamo parlando? Magari ogni tanto sento qualcuno che fa un pochettino la spalletta così. Dai, stati tranquillo. C'è chi si sta zitto e ti mangia. Smettilo. È carattere, sono ragazzi, sono ragazzi. Fantastico è pure il vino. Eh sì, il vino era veramente buono, ma il vino ammazzava però. Perché sembrava bello dolcino cala cala e poi ti ritrovavi. Ciao, salutami la nonna. Quindi particolare, molto particolare sto vino. Allora, ragazzuoli, detto questo, non mi sono fatto il contropelo per fortuna, non ho sentito la tornetto, perché sennò la barba poi ci cresce fra 15 giorni. Mi sistemo il pizzetto nei perfili.
tanto per essere più camorriusello, ma già andrebbe bene, ma ci do un colpettino. E poi ci lasciamo, non vi rompo le scatole. Io mi vado a fare una bella doccia. Ma c'è il sito web? Ciao zio Santo! Ovvio che c'è il sito web del negozio. Vanity Stock. Michele, pubblicalo il sito. Allora, l'after è molto buono, ragazzi. Molto, ma molto, ma molto profumato. E mi ha dato una bella sensazione di scorrevolezza nelle mani. Ah, abbiamo pure il codice sconto, che mi sembra doveroso farlo, del 10% per tutti gli utenti del gruppo. Ciao Giuseppe, continua così. Silva, io ci provo fino a quando vuoi vicino, perché con voi, come vi ho detto all'evento, in un discorso che ho fatto, che eravate in tanti, io fino a quando voi accanto mi sento invincibile. Quando non avrò più i vostri consensi, per come è nato, ragazzi, sto gruppo muore. Perché per me, lo sapete, è un gioco, è un divulgare quello che per me è buono. Stessa cosa fate voi con i prodotti che comprate e quindi siete liberi di recensire e dire la vostra. Io nel mio piccolo sto cercando di portare avanti un progetto per quanto concerne l'affilatura, visto i consensi che voi mi date e in tanti mi state dando ragione. Che diciamo, non dico di essere un guru, non voglio insegnare a nessuno, neanche i vecchi predecessori, quelli che vengono della scuola di Hokuto. Io nel mio penso che oggi un rasoietto lo so affilare. E quindi, se questo qua, tra parentesi, lo posso fare diventare anche un pseudo lavoro, visto che una persona più grande di me mi ha promesso, se io ti insegno al 100%, è giusto e doveroso che ti fai pagare, visto che voi sapete che nel gruppo i rasoi prima erano affilati per tutti gratuitamente, l'ho fatto quasi per un anno. Quindi mi sembra doveroso che se uno sta dalle 7 di mattina come oggi alle 6 di pomeriggio, è giusto che almeno i profitti di quello che sa fare e di quello che ha imparato sia pagato, perché come sapete il lavoro è lavoro, la beneficenza è un'altra cosa. Arturo Ribes, grande Arturo, Eddie Zucker, grande. Ciao Jenny. Grande Gennaro Di Santo, uno dei più grossi grossisti del mondo dello svapo a livello italiano ed internazionale. E Jenny, ce ne vorrebbero di te, come te, persone in questo mondo, credimi. Perché se le persone immaginerebbero quello che siamo riusciti a fare nel mondo dello svapo. Caro mio, è numeri, Jenny, ma numeri. E qua tante le volte vedo discussioni. Caro mio, è la vita. Però mi sono accorto che queste persone praticamente stanno andando in autodistruzione perché hanno il bottoncino dietro l'orecchio, come dico sempre. Si ammazzano da soli. Cioè non hanno neanche la situazione, come si dice, la presunzione di poi di essere sputtanati e distruggerli, ma si autoammazzano da solo. Il 15 marzo stiamo organizzando quell'evento a Catania, Giuseppe, ricordi? Vagamente. Michele, preparati per un'altra domenica insieme.
Onestamente non ricordo. Quando sei dalle mie parti, Jenny, vienimi a trovare. In questo mondo siamo una bella famiglia. Non so perché, mi hanno dato i consensi e siamo in tanti. Quindi, se ogni tanto tu da mega imprenditore ci dai un occhio, visto che tu la sai lunga, guarda un pochettino come funziona. Sì, sto cercando più che altro, voglio trovare la fonte. Trova la fonte di queste lamette qua. Perché 200 costano 10 euro. 200 blade 10 euro. E sicuramente Nicola, dove li compra? Quello sicuramente ci guadagna. Quindi costano ancora meno. Va bene. Ragazzuoli, siamo ancora in 36. Questa sera mi sa che abbiamo fatto. Ti auguro che tu farai numeri in questo settore. Io, Jenny, lo sai, nel mondo dello svapo ho detto ciao. Non mi sono piaciute più certe cose. Posso dire oggi che ci siamo divertiti tanto. Lo seguo sempre col cuore, perché ci sono sempre di dentro con Rosario, lo sai. Però non ho più quell'amore che avevo prima. Quando si stava con te, gli hangout, il prodotto nuovo, il liquido americano, lo svapo si sta tramutando in un qualcosa che non mi sta piacendo più. E quindi preferisco momentaneamente farmela alla larga. Mi diverto più qua. Possibilmente fra un mese non mi diverto più qua, ma la vita è fatta di evoluzioni. Stare in posti dove c'è l'ambiente pesante o io devo svegliarmi la mattina per andare a fare guerre, con tutta la ragione che avete tu, il professore, che sono discorsi allucinanti che uno sente, persone che si vendono per niente. Però, siccome voi siete le potenze italiane di questo mondo, automaticamente quando c'è quello furbetto che viene sgamato, tu lo distruggi, come faceva Ivan Drago. E fai bene, vita mia, te lo puoi permettere, sei all'altezza. E come si dice nel settore del commercio, pescetto grande mangia pescetto piccolo. Tu fai il furbetto, io per un anno sui prodotti che vendo non ci guadagno niente. Io mi posso stare 10 anni a costo zero, tu muori e lo fai chiudere. Perché poi con queste persone uno deve parlare e comportarsi in questo modo. Ma tu sai come funziona, lo sappiamo tutti, quelli che veniamo dal sottosuolo. Detto questo, ragazzuoli, io vi dico grazie. C'è il Donato Cinella ancora in diretta, quindi non si è stufata ancora di sentirmi. Ora me ne sta dicendo, ma questo coglione che parla di svavo, ma che cazzo dici? Basta. Non ha, sto chiudendo, non fare così, dai, ti prego. Hai perfettamente ragione. E Jenny, è questione di punti di vista. Potrei anche sbagliarmi, come potresti sbagliarti pure tu. Io sono vicino al tuo pensiero e nei nostri pensieri siamo molto vicini tutti. Lo svapo ci ha dato tanto, ci ha dato il benessere, ci ha fatto stare bene, però oggi si è dirottato in un mondo che a me non mi sta bene più. Mi sarebbe piaciuto, mi ci metto nel mezzo pure io, noi grandi dello svapo, non dico si faceva un'associazione, ma bastava secondo me quei quattro seri a metterci d'accordo. Tanti piscialetto non sarebbero neanche nati. Invece purtroppo li abbiamo fatti nascere, fare danni. E non ne stiamo pagando le conseguenze, non ci dovevano neanche arrivare. Detto questo, ragazzoli, io vi saluto. Simone Carluccio, ciao bello, buonanotte, buonanotte a tutti. E ci vediamo domani sera se la barba è decentemente fattibile con un mano libera, perché stasera ho goduto con questa lametta, perché non mi sono fatto neanche un graffio ed è un'ottima lametta. Però in mano libera per me rimane sempre l'università della rasatura. Fatemi messaggi, chi desidera qualche lametta di questa qua, io ve la mando nella busta delle lettere, che è un francobollo, costa 80 centesimi. Ovviamente, ragazzi, 4.000 lamette non le posso mandare, perché 4.000 lamette a 80 centesimi, io sto mese mangio patate bollite. Però cercherò di accontentare un po' tutti. Grazie Erika, grazie, grazie di cuore. Io ritorno a dire a Paolo De Vita che il gruppo nostro è vicino, che ha perso la mamma. Spero che quando ne avrai voglia metabolizzi magari questo dolore e vuoi ritornare a scrivere nel gruppo. A me, soprattutto, a nome di tutto il gruppo, farà tantissimo piacere. Fratello, ti aspettiamo. Grazie a tutti per l'affetto che mi dimostrate e che date a questo mondo. Ricordatevi che in questo gruppo dovete essere sempre sinceri e fanculo le marchette. Se ragazzi, sei una persona che non si può, se...
che non si può non seguire. Scusatemi se ogni tanto si parla di altro. Jenny, è stato il pane nostro, è il pane nostro. E purtroppo ogni tanto una parentesi la deve fare, con tutto che questo gruppo fa altro. Figurati, Jenny, che in questo mondo qua, in questo gruppo, mi dicevano che io buttavo le persone. Cioè, ma sei del mondo dello svapo quando avevamo i gruppi quelli seri? Io a quest'ora nel gruppo qua non avevo 50.000 persone, ma tante persone non le capiscono queste cose. Questo è un gruppo vero, un gruppo di appassionati, tutti attivi, che per cercare un posto ci stai 2.000 anni. Perché la gente non è buttata col secchio. Qua sono tutte persone che credono in questo mondo, seguono, pubblicano, condividono di tutto e di più. Orazio Costa, ciao fratellone, buonasera a tutti ragazzi. Detto questo, sentiamoci, aggiorniamoci. Se ci sono prodotti nuovi, fatemelo sapere. Ricordatevi il messaggio su WhatsApp o su Messenger. Mettete direttamente via indirizzo che io un po' di lamettine in giro le mando. Yared, non me lo scordo per le lamette con te. C'è stato un altro che voleva le lamette che me l'ha scritto prima. Rifammi un'altra volta il posto, ragazzi. Io sono cintura nera d'Alzheimer, quindi fate voi. Io me lo scordo. Pennellino che lo vado a posare dentro la sua custodia, perché c'ha pure la custodietta che lo metti a testa sotto, wow, e poi c'ha la custodia di sopra. Il pelo dentro, beccate questa. L'annuzza si è divertita perché mia moglie è stata sempre scettica, titubante, non più mi ha preso pure per il culo, però ha incominciato a credere, o perlomeno ha incominciato a credere che ci sono praticamente persone che mi vogliono bene e mi seguono in questo gruppo, in questo mondo. Sì, voglio queste lamette. Alessio, mandami il messaggio su Messenger solo ed esclusivamente nome e indirizzo, che io domani vado alla posta con le buste e gli metto 3-4 lamette e ve le faccio provare. Così, se il Michele Lapi riesce a procurarle in qualche angolo del pianeta, ci fa cosa gradita che le pigliamo direttamente nel sito suo, oppure ce le cerchiamo su internet ancora in maniera più approfondita, o disturbiamo il Larusso, che ognuno di noi ci mettiamo d'accordo. Un giorno quel ragazzo va là che ce l'ha a un po' di strada da casa sua. Sì, mi ha fatto l'autografo. Minchia, Anna, pure tu, moglie, dai, difendimi. Non mi vuole bene nessuno, ragazzi. Non mi vuole bene nessuno. Peppe, usa pacco facile. Io ho pensato di metterne nella busta quelle là delle lettere. Cioè nella busta morbida. In modo che così, quanto costa un francobollo? 40 centesimi, un cazzo. Tutto il populus è con te, Peppe. Grazie, Diego. Grazie, ha un bel po' di Dieguzza che non ci facciamo una bella chiacchierata. Vero gruppo pulito e sempre pronto a dare consigli senza pregiudizi. E spero che ragazzi rimanga così. Ragazzi, non mi dite che sei un grande, siete grandi voi. Io, come vi dico sempre, sono il padrone del teatro, ma gli artisti siete voi. Da solo, questo gruppo non sarebbe mai stato gruppo. Ci metto la faccia. Qualcuno sicuramente, no sicuramente, ci sono quelli che non mi possono vedere, perché a certuni in questo mondo non conviene che si dicono le cose come stanno, o se un prodotto è buono, o se un prodotto non è all'altezza della situazione. Perché c'è, purtroppo, ci sono persone che ci campano, però secondo me si potrebbe pure campare dicendo la verità, alzare solo loro l'asticella di fare i prodotti buoni e mettersi sul mercato. Invece si preferisce fare dei prodotti un po' meno buoni, venderli a poco per fare business, perché non ti interessa la qualità che c'è in un singolo prodotto, ma ti interessa a te solo il numero di vendita. Devono capire queste persone che il neofita che si scimmia in questo mondo è neofita un mese. Dopo un mese ha la possibilità di provare un prodotto top perché San Valentino glielo regala la ragazza, perché è Natale. Appena che lo prova, un prodotto da banco o commerciale non se lo compra più. Quindi tutte le vostre produzioni, tutte per supposta per quando avete la febbre. Io spero, ma lo dirò sempre, e lo dirò sempre. Spero non di essere creduto, perché tanti di voi ormai avete capito come funziona e utilizzate questo metodo, quindi sono ripagato dei vostri consensi, perché tanti di voi mi scrivono: Giuseppe, se ti avessi incontrato prima, ho un mare di prodotti nell'armadietto che non uso più. Dice, ora ne ho uno buono e quando io mi faccio la barba col sapone un po' più scasso, mi sembra peccato. È normale.
Ciao Jenny, buonanotte. E poi c'è chi fa recensioni condizionate dal proprio business. Allora, fare le recensioni per chi fa questo di mestiere, ragazzi, è tutto lecito. Perché tu fai questo di lavoro. E quindi, come si dice nel gergo, ragazzi, di marketing, un bravo venditore deve vendere il ghiaccio all'eschimese. Ci siamo? Però si potrebbe anche vendere il ghiaccio all'eschimese vendendo un buon ghiaccio. Se tu mi fai una recensione di un prodotto commerciale e me lo metti nella tua recensione, nel tuo dire, nel tuo spiegare, cioè allo stesso livello di un prodotto top, lì c'è qualcosa che non va. Allora, se tu vuoi fare la persona recensore professionista, modesto parere, attenzione, devi fare capire alla gente che non puoi dire per un prodotto scarso è buono, scarso, commerciale è buono, e quando provi un prodotto veramente buono dici è sempre buono, perché dovresti dire è strabuono, ma non lo dici. Quindi il neofita viene sviato. Ora, possibilmente sul prodottino col pupazzetto c'è più il sorrisino, la risata, tutto il burlesque, perché lì c'è il commercio, devi vendere. E sul prodotto serio, è quello che veramente dovrebbe essere recensito con magari con più attenzione, descrivendo l'INCI, descrivendo l'azienda che lo produce, descrivendo come nasce un prodotto del genere, che prestazioni dà in faccia, come si deve utilizzare nel montaggio, eccetera, eccetera, non viene fatto. Quindi tu mi metti tutti i prodotti allo stesso livello. Questo non fa bene né a chi compra, né a chi vende e a tutto quello che ne fa parte. Ma la gente dalla montagna con la pietra nelle spalle ne sta scendendo molto meno, e quindi automaticamente la verità verrà a galla, come in tutte le cose, e prima o poi ti autodistruggi. Chiudo questa diretta con le due parole importanti e frasi che hanno accompagnato il 2019 e accompagneranno anche il 2020, fin quando non troviamo le massime di questo gruppo. Prima frase. Tanta gente deve ricordare che essere famosi su Facebook è come essere milionari al Monopoli. Seconda frase, che ormai sarà la chiusura della nostra diretta. Fanculo i soldi spicci. Buonasera a tutti e vi voglio bene. Grande! Ciao ragazzi!